È successo in fretta. I vicini si sono radunati tutti qui. Condoglianze. Grazie. È su tutti i notiziari locali. Gretchen era scomparsa da 12 anni. Vuoi parlare con la famiglia? Mi sembra un po' presto. No, con il fantasma. Guardami, Clay! Ti odio! Guardami! Guarda che cosa mi hai fatto, Clay! Ti odio, Clay! Che cosa c'è che non va? È lui il colpevole. Lui mi ha uccisa. E chi è? Mio fratello. Ti ho vista parlare con lui. Non voleva farti del male. Ha sofferto molto per te da quel giorno. Io sono stata al buio. Al freddo. Tutto questo tempo avevo paura di tornare. Pensavi che il desiderio si fosse avverato. Ma lui sta bene. Era soltanto uno scherzo. No, non sta bene. Lui è vivo. E io sono morta ed è tutta colpa sua. Farebbe qualsiasi cosa per poterti riavere. Non si può tornare indietro quando si va nel pozzo. Chiedilo al tuo amico Sam. Ciao, tutto bene? Hai detto che non si torna indietro. Hai ragione. Anche volendolo, nessuno può cambiare quello che è successo. Ma puoi ancora esaudire un desiderio. Puoi aiutare tuo fratello a perdonarsi. Quello che volevo era solo stare con lui. Non mi importava quello che faceva. Lei ti ammirava tantissimo. Voleva stare con te. Sono stato cattivo con te. Eri solo una ragazzina. Lo eri anche tu. Puoi dirgli che gli voglio bene e che lo perdono. Certo. Lei ora ha capito. È stato un orribile incidente. Tutto è finito bene, giusto? Che c'è? Lei è qui. Pensavo che anche io potrei aiutare la gente. Come ho fatto con Sam. Sam? Per tanto tempo è stato buio. Ora è così caldo e luminoso. Che cosa hai fatto per Sam? Gli ho dato quello che voleva. Qualcosa che voleva davvero. Ma è qualcosa che possedeva già. Che cosa? Un pezzo della sua vecchia vita.